Vorrei soltanto ricordare che questo non è l'asilo Mariuccia, ma una delle assemblee più importanti politiche e amministrative del nostro Paese. Quindi il nostro comportamento dovrebbe essere adeguato allo stile di un'aula di questo livello. Io smetterei con delle polemiche che poi non portano a nulla, che non servono a niente, ma contribuiscono ad aumentare il livello del nervosismo che, come tutti noi sappiamo, è contro la lucidità delle decisioni. Io vi prego di non costringermi, visto che per il momento faccio ancora il giornalista, di non dover fare un pezzo per prendervi per il culo. Scusate. Sì, intervengo perché onestamente io, come tante altre colleghe e tanti altri colleghi, siamo in aula da più di 30 ore e stiamo tentando di fare comunque un lavoro che può essere criticato, apprezzato, ma è un lavoro d'impegno su quelli che sono i temi che riteniamo importanti e che rappresentano i nostri valori. Farci dare lezioni da chi queste 30 ore non le ha passate qui e viene a dirci come ci dobbiamo comportare è una cosa che trovo inaccettabile. Consigliere Paladini, per favore, le invito a concludere, perché... E se possibile trovo ancora più inaccettabili sentirmi fare lezioni di stile da una persona che purtroppo mi capita di dover leggere e che fa quotidianamente affermazioni sessiste, omofobe e triviali.